Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera. Queste immagini vi giungono da Torino, organizzata da Carlo Barbuto della Thai Box di Torino. Andiamo a vedere la serata di Thai Box Mania. E subito in scena Hamza Imane, Marocco contro Manuele Raini, e la finale Octagon meno 70 kg. Fabrizio Spanu al commento tecnico, mentre per sincronizzazione e assistenza tecnica Daniele Casagrande. Ricordiamo con i pantaloncini rossi Manuele Raini, mentre vedete l'arbitro Stefano Valenti che ha concesso del tempo per un colpo basso subito proprio da Raini. Andiamo a presentare anche velocemente i due contendenti. Imane con i pantaloncini bianchi, 20 combattimenti, 16 vittorie, 6 per KO e 4 sconfitte. Raini, molto esperto, 40 combattimenti, 25 vittorie, una sconfitta e 4 pareggi. Appartiene al Fight Team di Roma. Esperto anche di Muay Thai, Fabrizio, abbiamo già commentato proprio in questa specialità. Bel match questo tra due talenti, Andrea. Hamza Imane, Grifa Gym di Montecatini, è una garanzia per la formazione di atleti e tecnici. Trova stasera un Raini agguerrito, molto molto carico. Ricordiamo che questo match è valevole per le selezioni Octagon. Il vincitore infatti avrà accesso alla serata di altissimo livello che si tiene tutti gli anni a Milano, organizzata dal promoter e presidente del Fight One, Carlo Di Blasi. Ricordiamo che questa serata è all'interno proprio del neonato circuito Fight Adesso andiamo a concentrarci proprio sull'incontro con Raini, che controlla bene con i middle kick. Molto efficace anche però il pugilato di Hamza Imane. Sono due combattenti molto tecnici, veloci. Tentava un low kick, Imane, non è caduto nella trappola Raini. Bello, vedete, linee dirette, Fabrizio, di pugilato da parte del fighter Raini. Tentativo di pugno girato, ma lo prende molto alla lontana. Che poi tenta la ginocchiata. Non è assolutamente un incontro facile per entrambi, perché, come abbiamo detto, sono molto rapidi, molto veloci e trovano subito una soluzione immediata, Fabrizio, dopo l'assalto iniziale. Sì, ottimo il lavoro intanto di Hamza, che come vediamo è un combatte in guardia mancina, col sinistro ovviamente arretrato. E buone le soluzioni però di Raini, stasera lo trovo decisamente migliorato per quel che riguarda il pugilato, mi sembra molto più preciso, concentrato e riesce a inanellare anche delle buone combinazioni di pugilato facendole seguire da dei buoni middle kick. Qui la regia ce ne mostra proprio uno tirato in contemporanea. Ricordiamo che la scuola di Alessandro Grifa, del Grifa Gym, appunto, è una scuola comunque completa a 360 gradi. Stasera Andrea si combatte con le regole così denominate Fight Code Rules, dove è possibile quindi avere un extra round in caso di verdetto di parità, accedere quindi a un round supplementare per decidere il vincitore dell'incontro. Si può lavorare con pugni, calci e ginocchiate al corpo. La ginocchiata è concessa sia saltata che dal clinch. Il clinch, a differenza del classico K1, può durare fino a 5 secondi e si possono tirare quante ginocchiate si vuole, mentre nel K1 il clinch è limitato a una ginocchiata e poi si riprende, cioè il break dell'arbitro, e si riprende a combattere. È anche vero, Fabrizio, che 5 secondi dà la possibilità magari di scagliare al massimo due ginocchiate. Atleti molto molto esplosivi riescono anche a portarne tre. Chiaramente deve essere un'azione coordinata e le prime due arrivano fulmine, la terza può essere quella proprio a chiusura. Diciamo che se ne entrano già due buone ginocchiate del clinch si riesce a avere un buon risultato in termini sia di punti che di efficacia, ovviamente. Qui combattiamo con un regolamento pro, possibile quindi portare i colpi ovviamente a piena potenza, come vedete combattono senza protezioni. Il punto viene assegnato quando il colpo viene comunque a bersaglio, arriva a bersaglio in maniera chiara e con efficacia, non basta il tocco per capirci, ecco. Intanto qui vediamo ancora
Raini che va all'inseguimento dell'avversario, sempre in attacco Raini, però si difende molto bene. Imane riesce a colpire anche arretrando, sempre il middle kick come punto di forza, di riferimento da parte di Raini. Non mi stancherò mai di ripeterlo, uno dei colpi che più apprezzo di Manuele Raini è proprio il middle kick con la gamba avanzata. Trovo che sia molto carico, anche se stasera sta facendo un lavoro decisamente più vario, in quanto riesce anche a entrare con delle buone combinazioni di pugilato. Imane è comunque un avversario scomodo, molto preparato atleticamente, come potete vedere, un ottimo pugilato, un diamancina, è un atleta di tutto rispetto e difficile da affrontare. Comunque bisogna tenere sempre alti ritmi con gli atleti mancini. Bene, adesso il destro da parte di Imane che va a sorprendere Raini. E lo va a sorprendere Andrea proprio perché Imane, come avete potuto vedere, è girato dal lato opposto a dove solitamente si gira per evitare i colpi. In quel lato ovviamente ci si trova più scoperti ed è stato facile per Imane tirare il sinistro, quando solitamente da quell'angolazione si aspetta il destro. Bello comunque anche l'aspetto di impostazione di guardia da parte di entrambi. Si va sempre per linee dirette, come potete vedere. I due non hanno mai effettuato un colpo largo sbracciando, segno anche questo di stanchezza a volte quando capita. Bene la parata di Imane, poi subito rimette, adesso ginocchiata saltata, fresco atleticamente Imane. Avete potuto vedere poc'anzi un'azione in cui Imane ha preso la gamba di Raini e lo ha spazzato. È un'azione valida secondo il regolamento Fight Code Rules, in quanto è possibile afferrare la gamba, portare un colpo di pugno o di calcio valido e lasciarla immediatamente. Termina questo secondo round davvero disputato a una velocità superiore. Vediamo all'angolo di Emanuele Raini, Cristiano Galletti, Steve Buffoni e il fratello Milo Raini. Anch'egli atleta di altissimo livello, ha disputato anche match molto molto duri di recente. Ricordiamo il titolo italiano pro vinto contro Vladimiro Laghi. E qui la regia ci ripropone proprio un'azione di pugilato con chiusura di middle kick di Raini. Questo middle kick ad esempio non dà origine a punto, proprio perché è stato assorbito sull'avambraccio ovviamente dell'avversario. Stesso discorso per questo, combinazione perfetta, valida al punto di vista tecnico ma non ai fini del punteggio. Perché dico questo, Andrea? Perché molte volte chi vede un match sovente dire ma ho tirato tanti colpi, sembrava che stava sempre attaccando ma ha perso il match. Bisogna vedere i punti che vengono colpiti, bisogna vedere l'efficacia di un colpo. Se una persona tira, un atleta tira 10 colpi ma ne vanno a segno 2 e l'altro ne tira veramente 3 durante tutta la ripresa, ma quei 3 sono più forti e vanno a segno, siamo 3-2. Non importa quanto si va a lavorare, è chiaro che se il gap non è molto elevato si può poi ovviamente anche avere un match pari. In quel caso chi è stato più aggressivo, chi ha attaccato di più, può comunque avere la vittoria. Intanto ricordiamo che la nostra sintesi è partita dal secondo round, quello che vediamo adesso è l'extra round, quindi è stato giudicato un verdetto di sostanziale equilibrio tra i due, tra Imane e Raini. Sì, i giudici hanno decretato di assegnare appunto un extra round, chiaramente dalla sintesi non abbiamo potuto seguire tutto il match, questo è quello ovviamente che ci arriva. Terzo round, quindi probabilmente pari. Extra round, chi vince questo round vince tutto, si azzera tutto e questo è l'unico round che viene quindi giudicato valevole per il match. Bene, adesso questo destro attacca Imane, si difende in qualche modo con le ginocchia Raini. Buon momento da parte del marocchino, ginocchiata da parte di Raini. Più bellissima veloce, però schivata di Imane di tronco e ha rimesso immediatamente con le pugni. Adesso ancora Raini che va in avanti, stringe all'angolo Imane che però si libera. Più dinamico in questa fase Imane. Sì, Raini comunque tiene la posizione e colpisce bene. Imane finora a mio parere ha tirato i colpi più efficaci a segno. Sembra avere una marcia in più in questo extra round, anche se Raini non fa un passo indietro e risponde. Anche ora incassa un bel low kick e rimette prontamente. Non arrivare fino alle corna.
È buona la chiusura di ginocchio di Raini, un po' con guantone aperto sui mani durante i pugni. Preparazione per il sinistro da parte di Imane, che sembra adesso voler controllare il minimo vantaggio che è riuscito ad acquisire in questa extra round. Buona ora l'azione di Raini, è andato avanti cercando di mettere le corde in mano, che però gira molto bene, lavora pregevolmente anche in difesa in mano, quindi riesce comunque a mettere punti andando indietro. Si chiude questa extra round, forse è qualcosa in più in mano, sai, in questa extra round, Fabrizio, rispetto a Raini. Partito meglio, però sul finire a mio parere anche Raini è riuscito a recuperare bene. Difficile veramente giudicare, perché è un match così tirato, veramente bisogna andare a mio parere veramente alla conta dei punti, non è facile giudicare. Personalmente credo che Imane abbia fatto qualcosa in più nell'extra round, doveva forse partire da subito Manuele, invece si è fatto magari cogliere un po' impreparato, su, specie sui primi attacchi di pugilato dell'atleta marocchino, però veramente vedendo queste immagini assegnerei anche un extra round potendolo fare, Andrea. Chiaro che gli atleti non sarebbero così felici. No, anche se entrambi hanno dimostrato davvero una condizione fisica molto interessante, ed è il momento del verdetto. Uno dei più bei match, Andrea, dell'ultimo periodo che abbiamo potuto vedere, comunque tra due talenti veramente che combattono ad alto livello italiano. Vince all'unanimità l'angolo blu. Verdetto unanime e vittoria per Hamza Imane. Questo hanno visto i giudici, personalmente avevo visto comunque qualcosa in più anche per Raini, magari non la vittoria nell'extra round, però certo un verdetto unanime vuol dire che tutti e tre i giudici si sono concordi sulla lettura del match. Comunque un match veramente a testa alta, disputato benissimo da questi due atleti. Passiamo adesso al